Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata dei nostri tesori. Oggi continuiamo il nostro viaggio sull'Appia antica a Terracina. Questa è la nostra seconda parte. La volta scorsa ci eravamo lasciati a Porta Romana e oggi proseguiamo adesso il nostro viaggio attraverso il percorso che la strada farà nella città alta. Poi lasceremo la città alta per proseguire il nostro giro sulle montagne vicine fino a Piazza Palatina. Da lì scenderemo di nuovo verso la valle. La volta scorsa vi avevamo parlato dell'Appia nel suo percorso superata la pianura contina che deviava per raggiungere il santuario di Ferone ai piedi di Monte Leano. Lì proseguiva per la valle e in questo itinerario abbiamo documentato quelli che erano i monumenti funerari che costeggiavano la strada. Oggi il servizio di oggi vi parlerà un po' dell'Appia però nel suo tratto più urbano, quindi quello in cui si sono poi costruite costruzioni anche di uso pubblico, perché ci sono piazze, templi, capitolium, cose che vi abbiamo in parte già documentato. Quindi una puntata ancora molto interessante, seguiteci. Sosta qui su Corso Anita Garibaldi perché per spiegarvi diciamo un piccolo particolare, qui l'Appia non seguiva proprio il suo originale corso ma è leggermente deviato, lo capiremo più avanti quando gireremo per entrare nel Foro Emiliano attraverso l'ingresso vicino dell'Arco Quadrifronte che si trova vicino al Capitolio. Praticamente l'Appia in questo punto deviava perché molto probabilmente i crolli che si sono verificati nel corso dei secoli hanno determinato uno slittamento a causa delle macerie che poi si sono accumulate ai lati della strada che hanno portato poi a costruire, diciamo, a spostare leggermente l'asse della strada. È facilmente, si può vedere facilmente anche dall'inclinazione che hanno le altre strade che poi si immettono sul corso Anita Garibaldi, come in questo caso. Vedete la leggera pendenza del percorso. Siamo praticamente al centro del Foro Emiliano, io sono seduto su un antico marciapiede appunto dell'Appia, vedete che la strada qui è a schiena d'asino proprio per permettere lo smaltimento delle acque e qui in questo punto si possono anche notare i paracarri che impedivano appunto l'accesso all'area immediatamente pedonale che era l'antico foro.
Questa piazza ha anche un'altra particolarità: i monumenti che poi nel Medioevo si sono costruiti su questa piazza non hanno delle vere e proprie fondamenta. La più importante forse costruzione di questa zona del periodo medievale è proprio la Torre de Rosa, che, come poi vi faremo vedere, diciamo, non ha, è poggiata direttamente sulla piazza. L'Appia qui poi prosegue il suo corso, perché poi nel corso del tempo sull'Appia si è costruito, quindi il palazzo che vedete alle mie spalle poggia anch'esso sopra l'Appia, e proseguirà poi il suo percorso non più rettilineo ma tortuoso attraverso diciamo, prima l'acropoli della nostra città e poi la parte del santuario di Monte Sant'Angelo. Quindi adesso proseguiremo il nostro cammino in direzione delle montagne. Ci troviamo qui sull'acropoli di Terracina Vecchia. In questo punto l'Appia superava le mura diciamo, della città e proseguiva poi verso Monte Sant'Angelo e Monte Croce, fino a Piazza Paladina. Qui è importante ricordare, abbiamo appena percorso la salita San Francesco, che nel VI secolo Teodorico rifece l'Appia, cioè la sistemò. La sistemò poi dall'alto talmente bene che lo storico Procopio testimonio, ricordò che sembrava come se fosse fatta da un unico sasso. È importante ricordare questo aspetto perché in quel periodo molte tombe che stavano ai lati della strada, purtroppo per la risistemazione, furono ai lati, diciamo, della salita San Francesco, furono distrutte. Ci siamo fermati su questo monumento funerario perché ha una conformazione un po' particolare, quella che si chiama colombario, perché vedete è fatta da diverse nicchie dove venivano conservate le urne che contenevano le ceneri del defunto. È una caratteristica, diciamo, di questo sepolcro perché, come vedete, ha ricorda appunto diciamo, le costruzioni che ospitavano i colombi nell'antichità, da cui il nome colombario. It's dark in the day.
Siamo arrivati all'ultima tappa, diciamo, della nostra visita sull'Appia nella parte superiore. Abbiamo appena superato Piazza Palatina, da alcuni identificata, diciamo, come la zona in cui avvenne la sconfitta dei Romani ad opera dei Sanniti nel 315 avanti Cristo, famosa battaglia di Letule. E adesso siamo arrivati, diciamo, nella parte che gira attorno alla montagna, a Montecroce, si va a ricongiungere all'epitaffio che si trova nella parte bassa, dove poi arriverà anche il tratto urbano. Noi qui diciamo, ci salutiamo perché la strada diventa particolarmente difficile da fare e sarebbe il caso di percorrerla con mezzi diversi, che per chi è appassionato di motocross o di mountain bike sarebbe un percorso ideale. Un saluto da Salvatore e alla prossima puntata.